sconfitta per 5-1 per il Verbania in casa contro il Prato. Andiamo a vedere le occasioni e i gol che hanno caratterizzato la gara del Pedroli. Subito in vantaggio la formazione ospite, c'è un fallo di Gatti al limite dell'area su Fofana. La punizione di Tomi è perfetta e si insacca l'incrocio per l'1-0. Al sesto arriva il raddoppio della squadra ospite, ancora Tomi sulla fascia, mette la palla indietro e Fofana da pochi passi non ha problemi a mettere in rete. Il Verbania protesta per una presunta uscita del pallone al momento del cross. Ancora Prato con Suraco che si invola verso la porta, il suo tiro viene murato da Panzani. Al 43esimo arriva il terzo gol con la sponda di Fannucchi, con Regoli che tira rasoterra e trova la terza rete. Nella ripresa si fa vivo il Verbania dopo 3 minuti con un tiro cross di Artiglia che però sfuma sul fondo. All'ottavo ci prova Ibe, ma la sua conclusione termina a lato. All'11esimo Regoli cerca la doppietta personale, ma il suo tiro è sopra la trasversale. Arriva al quarto gol al 24esimo con Diarra Suba che dopo un rimpallo tra Russo e Fannucchi riesce dal limite dell'area a mettere in rete. Verbania che sfiora la rete della bandiera al 26esimo con Colombo che però non trova da pochi passi la via del gol. Arriva alla mezz'ora la quinta rete ospite con Tomi che si regala la doppietta personale oltre all'assist con un calcio di punizione che si infila in porta per il 5-0. Al 35esimo è Mariani che chiama la parata Russo che mette in angolo. Arriva al 38esimo il gol del Verbania, come si dice in questi casi il più classico dei gol della bandiera, con un tiro cross di Panzani che si infila all'incrocio. Termina così la gara del Pedroli col Prato che vince per 5-1.